La legge per la protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio è la legge 633 del 22 aprile 1941. L'articolo 1 prevede che sono protette le opere dell'ingegno di carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro e alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione. Il diritto d'autore non protegge le idee, i concetti, i principi, i dati, le scoperte, i processi, i metodi, ma solo la forma in cui sono espressi. L'articolo 6 riconosce che il titolo originario dell'acquisto del diritto di autore è costituito dalla creazione dell'opera quale particolare espressione del lavoro intellettuale. L'opera, quindi, è protetta automaticamente dal momento in cui è creata ed espressa in una forma tangibile, scritta o orale. I diritti riconosciuti all'autore dell'opera si distinguono in diritti patrimoniali e diritti morali. I diritti patrimoniali tutelano l'utilizzazione economica dell'opera in modo esclusivo e l'autore ha il diritto di vietare tutti gli usi non autorizzati. Hanno una durata limitata nel tempo e possono essere esercitati per tutta la vita dell'autore e fino a 70 anni dopo la sua morte. Se l'autore rinuncia all'esercizio dei diritti patrimoniali, l'opera è di pubblico dominio, liberamente utilizzabile e fruibile. I diritti morali, ovvero il diritto di inedito, il diritto alla paternità dell'opera, il diritto all'integrità dell'opera, la facoltà di ritirare l'opera dal commercio per ragioni morali, sono indisponibili. Non possono essere, cioè, oggetto di rinuncia o trasferimento e possono essere esercitati senza limiti di tempo. Spettano all'autore anche se tutti i diritti di utilizzazione economica sono stati ceduti o trasferiti. I diritti patrimoniali possono essere oggetto di trasferimento da parte dell'autore mediante un atto di cessione, in cui l'autore trasferisce la titolarità dei diritti, oppure mediante una licenza, in cui l'autore trasferisce esclusivamente l'esercizio dei diritti. Ti suggeriamo lo schema della licenza per trasferire i tuoi diritti all'editore in modo non esclusivo, parziale e limitato nel tempo. Ogni atto di cessione o licenza deve sempre essere provato per iscritto. I diritti patrimoniali sono tra di loro indipendenti. Non è necessario trasferire tutti i diritti di utilizzazione economica e l'autore può decidere se trasferirne solo uno o alcuni. Tutti i diritti che non sono oggetto di cessione o licenza restano in capo all'autore. Ricorda di non cedere o trasferire tutti i tuoi diritti di autore agli editori, ma di conservarli o negoziarli per poter disporre della tua opera ai fini didattici, di ricerca e promozione. Le licenze Creative Commons, nate nel 2001, concedono in modo semplice, gratuito e standardizzato delle autorizzazioni all'uso dell'opera. Le Creative Commons si basano sul concetto di Some Rights Reserved e sono articolate su tre livelli. Il Commons Deed, che è un testo riassuntivo dei termini della licenza di facile e immediata comprensione, il Legal Code, che è il contratto di licenza, il Creative Commons Right Expression Language, cioè l'insieme di informazioni leggibili dal computer. Attraverso le licenze Creative Commons, il titolare dei diritti d'autore sceglie le modalità d'uso dell'opera da parte dei fruitori, garantendo la distribuzione e il riuso in modo etico. Le clausole base che l'autore può scegliere e combinare sono quattro e a ognuna è associato un simbolo grafico per facilitarne il riconoscimento. Il simbolo attribuzione indica che l'opera deve essere associata in modo chiaro al suo autore. Il simbolo non commerciale indica che l'opera non può essere utilizzata per scopi commerciali. Il simbolo non opere derivate indica che l'opera non può essere trasformata o utilizzata per creare una nuova opera, come una traduzione o un'antologia. Il simbolo condividi allo stesso modo indica che l'opera elaborata può essere diffusa solo con la stessa licenza dell'opera originaria. È possibile combinare le Creative Commons di base fra loro per generare 6 licenze. Scegli una di queste licenze per rispettare gli obblighi di pubblicazione in Open Access. Le licenze Creative Commons possono essere applicate anche ai database. Le licenze si applicano alla struttura del database e al suo contenuto nell'insieme e non al singolo dato aggregato. Si raccomanda di utilizzare la licenza CC BY oppure la licenza CC 0 che comporta la rinuncia dei diritti d'autore e consente un libero riutilizzo del database.